Good morning roleplayer e benvenuto alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì perché no, anche giochi di ruolo. Stamattina ho ravanato nel mio archivio mentale di discorsi, idee e incipit per un good morning roleplayer e all'inizio non ho trovato niente di bello. Le news questi giorni sono un po' fiacche, il mondo parla solo di cose bruttissime. Io voglio svegliarti con qualcosa di energizzante, di bello, perché sennò no, si parla sempre di cose brutte, non per nasconderle, anzi sono importanti, bisogna sapere che cosa succede là fuori, però almeno Good Morning Roleplayers dovrebbe essere qualcosa di bello, di lanciato, che ti dà una spinta. E quindi finalmente all'ultimo ho trovato un bigliettino con su scritto ibridi. Questo nel mio archivio mentale, ovviamente. Sì, sono una persona strana. E no. Che cosa intendo con ibridi? Beh, è già stato fatto forse molto tempo fa il discorso di crossover tra tipi diversi di giochi di ruolo. Ok, uno dei crossover, chiamiamoli così, uno dei ibridi che più mi interessa vedere attualmente, anche nei giochi che faccio, che scrivo, è esattamente quello dei giochi di ruolo da tavolo e dei LARP. Sono due mondi che non sono perfettamente separati, assolutamente, ma sono molto distanti storicamente, perché il LARP ha avuto una spinta, diciamo, evolutiva, e tuttora ce l'ha, in un punto geografico, culturale, sociale, particolare del pianeta, mentre il gioco di ruolo da tavolo l'ho avuto principalmente da tutta un'altra parte, perché sì, le persone che giocano di ruolo da tavolo e giocano dal vivo sono tante, ma le persone che giocano di ruolo da tavolo sono non sono sempre quelle che anche giocano di ruolo dal vivo. C'è una discrepanza, gli insiemi si sovrappongono, ma si toccano solo nel punto in cui e nella maniera in cui si parla di giocatori, non di gioco. Di giochi ibridi che parlano di due argomenti ce ne sono, ma sono molto pochi. Ed è una zona grigia, ed è una zona interessante da sviluppare, tanto che addirittura, cioè, ci sono arrivati anche gruppi di gioco di D&D che, diciamo, non sono... D&D non è noto per essere, diciamo, la punta di sviluppo indie, anzi, di solito è quell'elemento monolitico consolidato del mondo dei giochi di ruolo da tavolo, che sì, introduce nuove cose, ma dopo quanto? Dopo un sacco di anni, un sacco di lavoro e diverse edizioni, e non è poi neanche così tanto nuovo. Eppure anche lì c'è necessità di freschezza, di novità, di cose alternative. E quindi si vedono persone che giocano di ruolo da tavolo e poi per andare a chiedere un'informazione a un PNG devono alzarsi, andare in una stanzina dove una o più persone, magari anche travestite, quindi riprendendo un po' dall'ARP Boffer, magari anche travestite, gli danno le informazioni che cercano in base o a dei tiri di skill o semplicemente parlando, quindi a livello puramente narrativo. Poi tornano e si siedono al tavolo. E questa è una cosa interessante, è una cosa strana, è una cosa nuova, è una cosa diversa, che però che cosa fa? Dà un nuovo livello di percezione del gioco e crea nuove sensazioni, nuove emozioni volendo, crea tutto un altro modo di giocare diverso, perché tu sai che avrai di fronte un personaggio, tu giocatore avrai di fronte qualcuno che interpreta quel personaggio e sarà diverso che immaginarselo, che vederlo su un foglio di carta, sarà diversa l'interazione, sarà un'interazione completamente estranea al gioco di ruolo da tavolo. E quindi cambiano completamente i modi, cambia la mimica, cambia l'atteggiamento, cambia appunto il modo in cui ci si relaziona con l'altra persona e cambiano quindi le storie e il modo in cui si evolvono. Ora, questo è un esempio abbastanza famoso. Ci sono altri giochi dove
più nella sfera indie, che è quella che conosco di più, dove questa cosa succede a livello proprio di meccanica, perché questa è un fiocchetto, un'aggiunta che può essere fatta a discrezione di chi organizza il tavolo, è facilitatore, che sia master o no, quella è una cosa in più che il gioco non prevede e che si può però fare tranquillamente. Invece esempi un po' più virtuosi riguardano quando c'è proprio una zona grigia del mondo dei giochi di ruolo che viene coperta da un gioco di ruolo, e questo succede su più livelli, a più mandate, su diversi strati, e quando ci si trova davanti a un gioco e ci si chiede: questo è un LARP o un gioco da tavolo? E non si riesce a dare una risposta, allora siamo di fronte proprio a questo punto. Faccio un esempio mio personale. Burning Opera era nato come un gioco di ruolo ibrido, poi si è spinto molto di più sul LARP perché è lì la fonte di ispirazione principale, è il LARP il punto più produttivo a livello emotivo per quella condizione là, per quella situazione là. Però è giocabilissimo anche al tavolo, si può anche stare seduti e non alzarsi mai, rende un po' meno, ok, però lo si può fare, che è una cosa che spesso nell'ARP puro non ci si aspetta. Non c'è neanche un tavolo normalmente nell'ARP puro, quindi non ci si può neanche sedere, a meno che le regole stesse non dicano c'è un tavolo dove X e Y, o dove tutti, ci sono tavoli delle sedie dove X e Y o tutti o in qualche preciso momento dettato dalle meccaniche si possono sedere, cioè no, ci sono tutti questi elementi. E vedere ad esempio, non lo so, un altro esempio, chi è abituato a fare l'ARP da camera ha delle forme particolari di gioco, tipo ad esempio mi viene in mente lapsus incredibile, mi viene in mente un bellissimo gioco che ho giocato alla Freeform, un gioco peraltro di Oscar, quindi mi ucciderà se non troverò il suo nome subito. Cuori rivelatori, ecco, ho avuto un lapsus, un bellissimo gioco dove succedono tante belle cose e dove l'impostazione è: i giocatori leggono un preambolo e una specie di background del personaggio, i giocatori entrano in scena e interpretano il proprio personaggio secondo questo background, attraverso delle meccaniche fanno delle cose, meccaniche molto semplici perché si è in piedi, non c'è il tavolo, quindi niente dadi, niente cose strane, e poi alla fine, in base a qualcosa, un trigger, si chiude il gioco, ok? Questo è più o meno l'impalcatura base di molti LARP da camera, non solo questo. E ecco che magari introducendo una meccanica tipica del gioco di ruolo da tavolo, come succede in Alzenheimer con i sassolini bianchi e i sassolini neri, ecco che abbiamo un LARP che però si fa forte di elementi tipici del gioco di ruolo da tavolo, e questo cambia le cose, le cambia, perché cambia veramente. Apparentemente dici vabbè, è comunque un LARP, ed effettivamente questo è, però c'è qualcosa di nuovo e di diverso che di solito non c'è nell'ARP, quindi è una novità, è un power up per il LARP questo, perché è una cosa che di solito non fa parte di quel mondo. Mamma mia quanto sono andato lungo stamattina, devo ricominciare a fare il Players on the Road, assolutamente. Forza su, dimmi se vuoi di nuovo il Players on the Road, dillo a voce alta, voglio il play, hashtag rivoglio Players on the Road, se lo vuoi io lo faccio, basta che ci sia abbastanza gente che me lo urla addosso, ok? Comunque, per questa mattina è tutto, io voglio sapere il tuo parere al riguardo, ci sono dei giochi LARP da tavolo secondo te che mescolano appunto le cose, che mescolano le carte, che ibridano e creano diciamo dei risultati magari belli? Fammi sapere, scrivi tutto quello che ti passa per la testa, che noi leggiamo, ascoltiamo e rispondiamo quando possibile. E con questo io ti lascio, noi ci sentiamo domani mattina sempre qui con Jack, sempre con la ciurma di GDR Unplugged, resta sintonizzato sulle nostre frequenze e
che ti piacciono i giochi di ruolo, ibridi o no, rock and roleplay. Ciao!